Ciao ragazzi e benvenuti a questo video. Prima di incominciare vi chiedo di iscrivervi al mio canale YouTube e di attivare la campanella per essere sempre aggiornati su ogni nuova pubblicazione. Oggi parleremo di armi Force on Force e di formazione proprio nel settore del Force on Force. Quanto è importante per i militari e le forze di polizia oggi potersi formare e addestrare in maniera il più realistica possibile. Dal mio punto di vista è fondamentale per completare la formazione di un operatore la possibilità di formarsi attraverso la simulazione di scenari che potrebbero coinvolgerlo nel corso della sua vita professionale. È sì importante l'allenamento in bianco e soprattutto al poligono, ma la dimensione più realistica dell'addestramento è probabilmente quella che ci offre la formazione Force on Force. Durante tali sessioni di addestramento, infatti, l'operatore potrà sperimentare le sue skills e la sua preparazione in relazione, avendo dall'altro lato un bersaglio che non solo si muove, ma pensa e reagisce in base alla situazione operativa. Negli anni abbiamo visto affacciarsi nel settore numerosi sistemi che utilizzano per esempio raggi laser e sensori, oppure munizioni frangibili che potevano marcare l'operatore attraverso della vernice colorata che viene poi rilasciata all'impatto. Uno dei fattori che determina l'efficacia di questi sistemi è di essere il più vicino possibile alla realtà, portando l'operatore di dover interagire con la sua arma individuale, sì come al poligono, ma inserito all'interno di uno scenario reale e asimmetrico. Le simulation, per esempio, attraverso l'uso di appositi kit, offrono all'operatore questa possibilità. Questi sistemi, seppur siano affidabili e garantiscono un ottimo impatto realistico degli addestramenti, hanno anche dei costi logistici e di gestione che solo pochi reparti e unità dotate di un budget adeguato possono permettersi. Ultimamente ho avuto modo di poter testare i prodotti della linea Law Enforcement della Cybergun, una ditta francese che da ormai diversi anni fornisce i suoi prodotti a molti reparti e unità speciali. Le piattaforme proposte dalla Cybergun sono fedeli riproduzioni dei modelli in uso nelle varie forze armate e corpi di polizia. Qui in particolare vediamo una riproduzione di una R15 e dell'austriaca Glock 17. Queste armi funzionano con un ciclo di recupero di gas proprio come quelle reali e sparano pallini di plastica del diametro di circa 6 mm, dal peso e dalla tipologia variabile. Durante le sessioni di training abbiamo appunto la necessità di allenare la nostra memoria muscolare, soprattutto nella gestione e nella manipolazione delle armi individuali. Per questo la piattaforma garantisce all'operatore un funzionamento realistico grazie al grande potere di espansione del gas da cui vengono alimentate. Durante le attività formative bisogna rispettare severe norme di sicurezza e indossare sempre i dispositivi di protezione individuale necessari. Noi come APTAC, durante le formazioni Force on Force, sia aperte ai civili per il discorso home defensive, sia che per le attività riservate agli enti militari e agli operatori di polizia, forniamo appunto la possibilità di poter provare e allenarsi con questo tipo di dispositivo. Se questo video vi è piaciuto, non vi dimenticate di lasciare un like, condividilo e come dico sempre, keep it real. Ciao!